Ciao a tutti, sono Monica Nanetti, se ce l'ho fatta io. Un brevissimo video perché 2 giorni fa sono andata a fare questo giretto sulla Foot Valley Bike, bellissima ciclovia, ve la consiglio, riposante, rilassante, divertente, e già che c'ero ho provato una cosa, un pezzo di attrezzatura nuovo. Siccome mi sono state fatte un po' di domande su questo, ve lo voglio raccontare. Perché effettivamente è stata una cosa molto furba, è una cosa che vi consiglio moltissimo. Disclaimer, la conosco perché la sta producendo un mio amico, che è una persona molto in gamba, quindi sono di parte ma non troppo, perché è davvero una figata. Io sono tornata in treno da Busseto, alla fine di questa Foot Valley Bike, ero anche un po' stanchina, e ho dovuto cambiare 2 treni. Devo dire che mi ha risolto un bel po' di problemi. Allora vi spiego, a vederla è una borsa da bicicletta più o meno normale. Si chiama Bike Sack, è nuovissima ed è stata fatta da uno che in bicicletta ci va, quindi sa i problemi che ci sono. Quali sono le caratteristiche furbe? Beh, intanto è super robusta, è tutta termosaldata, quindi è tenuta d'acqua. La chiusura ha il velcro e l'arrotolamento, quindi. Poi se la toccate è proprio un bel materiale di quelli consistenti e già questo qui sarebbe più che sufficiente. Ha il suo bravo attacco per il portapacchi, ha la sua mollettona per evitare che sballonzoli, insomma, ha tutto quello che deve avere una borsa da bicicletta. È abbastanza grandina, quindi diciamo non ci fai il viaggio della vita, però io ne avevo una, se vai via per un paio di giorni è più che sufficiente, sono più di 20 litri, quindi ci sta più di 20 litri a borsa, intendo, quindi ci sta parecchia roba. Ma la cosa furbissima, secondo me, che è stata fatta, proprio pensata per chi la bicicletta la usa non soltanto da viaggio ma anche da città, è che una volta che, adesso la sto chiudendo, no? Adesso tenete conto che è vuota perché sennò facevo troppa fatica, però una volta che tu la chiudi, non soltanto hai questa maniglia che è estremamente comoda, ma siccome questo sta chiuso molto bene, c'è anche la maniglia per così. Sembra una cavolata, ma ci metti dentro il computer, ci metti dentro le tue cose. Portarla così ha tutto un altro assetto di peso, è comoda. La cosa furbissima è che ha una tasca sul davanti da cui escono questi simpatici spallacci, ma spallacci veri, imbottiti. Tu li tiri fuori, li agganci qua. Hai uno zaino, proprio uno zaino vero e proprio, ma vero nel senso che è comodissimo. Tra l'altro, se fai dei percorsi misti, puoi anche tenerla fuori, non è che sbatta più di tanto diciamo, gli spallacci, puoi anche lasciarli messi fuori, non devi ogni volta rimetterli via perché stanno sull'esterno della borsa, quindi puoi anche tenerli così e quando ne hai bisogno te lo metti in spalla. Allora, io vi dirò che dovendo, come vi dicevo, fare il giro da Busseto, cambiare affidenza, ovviamente gli ascensori erano rotti, quindi mi è toccato portarmi la bicicletta a mano. Avevo una borsa sola perché sono stata via poco, me la sono messa in spalla così, vi assicuro che è tutta un'altra roba avere uno zaino vero, vero nel senso che ha proprio gli spallacci e tutto, anziché mettere le borse a tracolla. È veramente molto più comodo, molto più efficace. Dopodiché quando hai finito, rimetti dentro i tuoi spallacci, poi un secondo, ed è una bella borsa da viaggio. Allora, io ve la consiglio perché davvero è una figata. Vi metto qui il sito dove potete comprarla, siccome è una startup, tra l'altro stanno facendo dei prezzi stracciatissimi, quindi approfittatene perché costa veramente poco per quello che vale. Ve l'ho detto, io mi sto trovando molto molto bene. Sappiatelo, sapevatelo. Quindi, per ora è tutto. Ai prossimi giri. Ciao!